anche il nome del generale Bagnasco. Io ricordo con orrore l'estate scorsa quando, non conoscendolo, lo conobbi grazie a qualche solerte giornalista, anche in quel caso di sinistra, che lo stroncò perché un generale dell'esercito che ha servito il suo paese, ha difeso i suoi uomini, i suoi ragazzi in giro per il mondo, dall'Iraq all'Afghanistan, dal Ruanda, rischiando la sua vita per difendere l'onore dell'Italia, avesse osato scrivere un libro. Più l'hanno demonizzato, più l'hanno perseguito, più l'hanno dossierato, più l'hanno indagato, più ho capito che, siccome è un momento in cui c'è a rischio non solo il lavoro, non solo il risparmio, non solo la casa, ma soprattutto la libertà di poter dire, scrivere e pensare, io sono contento che gli italiani nelle liste della Lega, in tutti i collegi elettorali, possano scegliere anche il nome del generale Bagnasco.